Questo il campo partenti. La macchina sta completando la curva di sinistra. Entra nella retta opposta alle tribune la rottura di rondinella Cla, parte piano Roxanne Barr, parte piano anche Reebok Allé, ed è Rockstar B che si lancia in avanti in 100 metri, Rockstar su Renu Kaffer, Rochelle, Roxanne, Reebok, lontana rondinella, 200 iniziali in 14.2. La corsa è impostata come l'altro giorno, Rockstar B davanti, Roxanne e a tentare di andare a prenderla. E intanto i 400 in 30 e mezzo, passaggio di fronte alle tribune, Rockstar su Renuca, poi Rochelle. Nella scia di Rochelle, Roxanne Barr, che chiude allo steccato di Boccalè, 46 scarso per i primi 600 metri, tiene ritmo molto selettivo Rockstar B, Renuca la segue da vicino all'esterno Rochelle che non riesce a guadagnare perché il ritmo imposto dalla battistrada è molto impegnativo, 1-1 scarso agli 800, Rockstar davanti a Renuca, Rochelle all'esterno, poi Reebok, Roxanne al largo. Si va verso il completamento del primo chilometro, 1000 iniziali, che Rockstar B passa sul piede dell'1.15 appena abbondante, alle sue spalle Renuca e Rochelle, poi Reebok e Roxanne Barr. Rockstar in vantaggio, Rochelle che prova l'aggancio, Renuca allo steccato, al largo Roxanne Barr, 400 alla conclusione, la retta opposta in 14.3 per Rockstar B, che ha ridosso sempre Rochelle, in corda Renuca, al largo Roxanne Barr, termine della piegata conclusiva con Rockstar in vantaggio, Rochelle lì a ridosso, poi Roxanne Barr di dentro Renuca Ferm, 150 per venire a casa, Rockstar al comando, Rochelle che insegue, poi Renuca e Roxanne, Rockstar B che fa passerella, vince facile davanti a Rochelle che contiene Roxanne Barr, poi Reebok e Renuca, 1.58.7 sul mio cronometro. La media intorno all'1.14. Il successo mai in discussione dopo aver conquistato il comando per Rockstar B e Roberto Andreghetti. Il training di Lucio Colletti, colori della scuderia V.